amici, inizia stasera con lo spettacolo delle Classi Quinte, la lunga serie di appuntamenti natalizi del nostro campus, ai quali vi ricordiamo di non mancare. È vero Riccardo, stasera si va in scena. Ora partiamo con le notizie, raccontandovi l'esperienza che ha unito la scuola dell'infanzia, in particolare la sezione rossa con la secondaria. Il venerdì di ogni settimana le insegnanti, insieme ad alcuni ragazzi delle classi terze della secondaria, leggono ai bambini storie legate alle emozioni. Dopo la lettura invitano i bambini a ricostruire lo schema narrativo della storia. Poi insieme la rielaborano con un simpatico lavoretto. Molto bello è vedere il legame che si instaura fin da subito tra bambini e ragazzi. Si riescono a creare amicizie nonostante le differenze di età e di interessi. I bambini sono in grado di rendere i ragazzi disponibili e sereni, coinvolgendoli sempre nei loro giochi e attività e viceversa. Vi raccontiamo adesso la bella esperienza vissuta dalle classi terze della primaria che giovedì hanno fatto una bella uscita didattica per scoprire il mondo delle piante. Ecco il servizio. Cari amici del TG Campus, siamo di nuovo al vivaio Riccardi. Siamo venuti qua a visitare il vivaio per scoprire le piante, i fiori, ci hanno spiegato cose che dopo ci serviranno in classe. Adesso vediamo un piccolo servizio della giornata. Aloe. Sì. Ok, aloe. Questa qua fanno le creme, fanno i denti. Questa qui ha una bella proprietà che se tu riesci a scottare, ok, tu stacchi un pezzettino di foglia, lei ha un gel, lo metti sopra e qui all'interno di un'ora ti passa lo schiume. La grande differenza che potete vedere tutti è la differenza tra una pianta sempre verde e una pianta che perde le foglie. È la differenza che quelle sempre verdi tengono le foglie anche d'inverno e quelle non sempre verdi si spogliano, non muoiono, ma poi in primavera rimettono le foglie. Ci sono anche delle qualità di piante, delle erbacce perenni dove muoiono totalmente, a voi sembrano morte, tutte appassite, con le foglie tutte marce, quelle foglie lì vengono tolte e poi in primavera ripartono. Passiamo ai ragazzi delle classi prime della secondaria e scopriamo il lavoro portato avanti dalla professoressa Franguelli nelle ore di tecnologia. Quest'anno, nelle classi prime, abbiamo fatto il lavoro dell'inviluppo con la prof di tecnologia. Per prima cosa abbiamo disegnato su un foglio l'inviluppo, poi l'abbiamo rappresentato su un pannello di legno. Infine abbiamo piantato i chiodi e li abbiamo uniti con un filo di cotone o di lana seguendo le linee dell'inviluppo che abbiamo scelto, ottenendo infine un artefatto! Da Riccardo e Aurora è tutto. Alla prossima settimana.